Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo e Vita. Oggi vi voglio parlare di una strategia che potete includere nel vostro regime di dieta e di allenamento per stare al massimo in termini di fisico se dovete prepararvi per una competizione, un evento, una festa in piscina oppure semplicemente magari andate in ferie quest'estate e volete stare al top col vostro fisico. Praticamente vi parlerò delle strategie di Peak Week che utilizzano anche i bodybuilder quando fanno la loro competizione, in cui praticamente la settimana prima di partire vi preparate e seguite questo protocollo per stare veramente tirati al massimo. Non è che vi risolve la situazione in una settimana. Dovete comunque aver fatto una dieta, un allenamento per tutto l'anno e diciamo che vedrete i risultati di questo approccio di Peak Week, soprattutto se già state a un livello e a una percentuale di body fat abbastanza bassa, giusto? Quindi più definiti siete, più applicando questa strategia riuscirete a massimizzare l'estetica del vostro fisico. Diciamo che esistono due strategie di Peak Week. Esiste il backloading e il front loading, in cui praticamente si modificano soprattutto i carboidrati e l'acqua settimana prima di appunto questo evento oppure settimana di ferie. Personalmente penso che l'approccio che si chiami backloading, cui nella prima fase della settimana si consumano molto meno carboidrati e poi piano piano in modo lineare si iniziano a reintrodurre i carboidrati per riempire nuovamente le riserve di glicogeno nel muscolo, questa diciamo che è la strategia più adottata nel natural bodybuilding, almeno in campo americano e inglese, ed è quella che io ho sperimentato sul mio fisico e penso sia quella che fa al caso per la più parte di noi. Quindi, come detto, non aspettatevi grandi differenze di questa settimana se non avete già costruito un buon fisico, se non avete fatto un periodo di definizione. Questo diciamo che arriva alla fine del periodo di definizione se volete avere il fisico che è super tirato e che sta praticamente photoshoot ready, giusto? Oppure quelli che vedete nei cinema, che vediamo nei film, fanno molto probabilmente questo protocollo prima di fare tutti gli shooting, tutti i casting. Iniziamo subito. Parliamo di sale subito perché ci saranno alcuni che dicono: ah, secondo me devi modificare il sale. In realtà modificare il sale, secondo me, include un ulteriore passo di difficoltà e di complessità che non serve. Non serve. Per tanti natural bodybuilder e anche tanti coach, il sale lo lasciano semplicemente uguale e costante giorno dopo giorno. Quindi invece di fare delle fluttuazioni col sale, io voglio che voi consumate sempre la stessa quantità di sale per questi 7 giorni prima dell'evento, giusto? Quindi non importa se consumate 2 grammi o 3 grammi, basta che più o meno ogni giorno tracciate il sale che consumate, che sia più o meno costante. Passiamo poi all'acqua. L'acqua è importantissima, praticamente se noi all'inizio della settimana iniziamo a bere sempre più acqua, il nostro corpo entra in questa modalità di flushing mode, giusto? Quindi beviamo tanta acqua, il nostro corpo inizia a espellere più liquidi. Se noi poi, piano piano che ci avviciniamo all'evento, iniziamo a ridurre l'acqua, il nostro corpo comunque è abituato a espellere tanti liquidi ed è così che noi riusciamo a buttare fuori un sacco di acqua in eccesso. Quindi, come fare? Metto in questo momento quanto bere nelle giornate della settimana precedente appunto a questo evento. Per una ragazza magari sono un pochino di meno, chiaramente per i maschi si può bere di più. Sembra tantissimo ed è tantissimo effettivamente se non siete abituati, iniziate ad andare in bagno in modo costante tutte le mezz'ore, diciamo. Però facendo questo approccio è come riusciamo a espellere tutta l'acqua. Quindi come vedete penso che si parte dai 6-7 litri al giorno fino ad arrivare a letteralmente che stiamo solamente bevendo un minimo, una goccia ogni tanto il giorno proprio vero e proprio della competizione o dell'evento, della festa o l'inizio della vacanza. Abbiamo parlato quindi di sale, rimane costante, abbiamo parlato di acqua, come all'inizio dobbiamo bere tantissimo e poi piano piano iniziamo a togliere l'acqua. Parliamo di carboidrati, questi sono probabilmente la variabile più importante. Praticamente nei giorni iniziali della settimana adottiamo un approccio molto low carb, quindi vogliamo ridurre il più possibile i carboidrati. Nel primo giorno faremo 75 grammi di carboidrati, nel secondo giorno 50 grammi di carboidrati, nel terzo giorno nuovamente 50 grammi di carboidrati, poi il quarto giorno possiamo riportarlo su a 75 grammi di carboidrati e poi gli ultimi 3 giorni prima della competizione o prima della vacanza, reiniziamo ad includere i carboidrati in un modo lineare, quindi magari da 75 passiamo a 150, poi 225, poi 300 grammi di carboidrati. Questo ci porta il giorno della competizione dove dobbiamo un attimino giostrarci con il nostro fisico. Se ci sentiamo abbastanza flat, quindi abbastanza svuotati, possiamo mangiare di più, possiamo mangiare più carboidrati, possiamo mangiare più grassi, anche fino a 400, 500, 600 grammi di carboidrati. Effettivamente questo è un approccio che si utilizza.
utilizza. Però diciamo che per la maggior parte di noi non vogliamo andare troppo oltre, giusto? Questo è il motivo che è una strategia difficile e che bisogna meglio fare le cose piano e fare un approccio lineare di backloading in cui aumenti i carboidrati, fai una foto al fisico, vedi come sei. Stai bene? Sei ancora un po' vuoto, però sei definito? Ok, aumentiamo i carboidrati e continui così per evitare di consumare tutto troppo subito e poi rovinare il tutto. Ok? Quindi carboidrati molto bassi inizio settimana, in questo modo le riserve di glicogeno si svuotano, in questo modo anche per ogni grammo di carboidrati che non consumiamo, chiaramente non stiamo mettendo più acqua nel corpo, in più stiamo bevendo un sacco di acqua, quindi stiamo buttando fuori tutto l'eccesso. Però appena prima della vacanza, se che succede se non fai più niente? Sei svuotato, i tuoi muscoli sono più vuoti. Quindi tu devi riempire tutte queste riserve e quindi inizi a reintrodurre i carboidrati. Chiaramente possiamo anche arrivare a una supercompensazione in cui i muscoli veramente si espandono tanto di glicogeno e di acqua se noi reintroduciamo sempre più carboidrati. Quindi questo è una struttura. Si potrebbe anche spingere i carboidrati più in alto, come ho detto, se vi sentite svuotati potete aumentarli di parecchio. Dovete praticamente farvi una foto, vi consiglio, sia la mattina che dopo ogni pasto per vedere come siete fisicamente. Abbiamo parlato quindi di sale, abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di carboidrati, proteine e grassi in tutto questo protocollo più o meno rimangono uguali, magari un po' più di proteine nelle prime giornate, ma semplicemente dato che consumiamo meno carboidrati vogliamo consumare più proteine. L'ultima cosa che mi viene da dire, gli allenamenti. Personalmente non cambio così tanti gli allenamenti se non prediligo le ripetizioni un pochino più alte, quindi dalle 10 alle 20 alle 30 ripetizioni. Per quale motivo? Perché queste ripetizioni un pochino più alte possono andare a svuotare ancora maggiormente i muscoli delle riserve di glicogeno, giusto? Quindi se noi facciamo delle ripetizioni un pochino più alte, andiamo a consumare più glicogeno. Io non penso che faccia così tanta differenza, ma se voi volete essere sicuri di fare le cose come ad esempio fanno anche alcuni natural bodybuilder, aumentate le ripetizioni che fate col vostro programma di allenamento da usare ancora più glicogeno, da svuotare ancora di più i muscoli che quindi poi si possono riempire ancora di più e appunto essere sovraccompensati una volta che reintroduciamo i carboidrati. Questa sarebbe la mia strategia di carb backloading per un peak week, per una vacanza, se andate a una festa in piscina e volete avere un fisico che è veramente il massimo del fisico estetico. Questa è la strategia che utilizzano anche quando fanno i photoshoot. Quando vedete le foto, ne aveva fatto di recente uno Ryan di Student Aesthetics, che ha un fisico pazzesco. Chiaramente il vostro fisico non sarà sempre così. Questa è veramente una strategia che vi praticamente fa arrivare al climax del vostro fisico e della vostra estetica, giusto? Quindi fatemi sapere se provate questo protocollo. Io l'avevo fatto l'anno scorso, quest'anno ancora non l'ho fatto, non so se dovrei farlo prima della fine dell'estate. Ora vedo, vi terrò aggiornati. Fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate, se avete altri modi per farlo, se ci stanno altri coach tra di voi. Lasciate qua le vostre strategie per un peak week qua nei commenti. Vi ringrazio tantissimo, lasciateci un like, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!